Bentornati alla Via della Felicità, la trasmissione che si rivolge davvero a tutti perché il tema, come suggerisce il titolo, è appunto quello della felicità e il suo raggiungimento e i modi in cui arrivare a questo obiettivo e che attraverso l'analisi ogni volta, ogni settimana, dei principi, dei consigli, dei suggerimenti che ci possono aiutare a migliorare la qualità della nostra vita, ci aiuta appunto a raggiungere questi obiettivi. Oggi in particolare ne affronteremo uno, lo svilupperemo, vedremo di che cosa si tratta e ne parleremo con i nostri ospiti, che si intitola Sii competente. Lo faremo appunto insieme alle persone che sono già presenti nei nostri studi, a cui diamo il benvenuto. Roberto Marenco, sostenitore dell'Associazione La Via della Felicità, ben trovato. Grazie. E Marino Bertoli, volontario per quanto riguarda la stessa associazione di Piacenza, ben trovato. Grazie Claudia. Dunque, come sempre, facciamo un riassunto, il punto della situazione su questo principio che andremo a conoscere, a sviluppare. Vedremo un video, in questo caso una parte del video completo che è molto corposo e molto lungo, ma di cui avremo comunque modo di parlare fra pochissimo. Vediamo insieme. 17. Sii competente. In un'era di macchinari complessi, di veicoli e macchine potenti, la nostra sopravvivenza e quella della nostra famiglia e dei nostri amici dipendono non poco dalla generale competenza altrui. Nel commercio, nelle discipline scientifiche ed umanistiche e nel governo, l'incompetenza può mettere in pericolo il futuro e la vita di pochi o di molti. Sono sicuro che ne puoi trovare molti esempi. L'uomo ha sempre avuto la tendenza a controllare il proprio destino. Superstizione, propiziazione delle giuste divinità, danze e rituali prima della caccia possono tutte essere considerate tentativi, sia pure deboli o inutili, di controllare il destino. L'uomo iniziò a dominare il proprio ambiente solo quando imparò a pensare, a valutare la conoscenza e ad applicarla con abilità e competenza. Il vero dono del cielo è stato forse l'abilità potenziale di essere competenti. Nelle occupazioni ed attività comuni, l'uomo rispetta la bravura e l'abilità. Queste sono quasi venerate in un eroe o in un atleta. La vera competenza è dimostrata dal risultato finale. Un uomo sopravvive nella misura in cui è competente, soccombe nella misura in cui è incompetente. Incoraggia il conseguimento della competenza in qualsiasi occupazione di valore. Elogiala e premiala quando la trovi. Richiedi alti standard di esecuzione. Il valore di una società è dimostrato dal fatto che tu, la tua famiglia e i tuoi amici possiate viverci con sicurezza o meno. Gli ingredienti della competenza includono osservazione, studio e pratica. Osserva. Vedi quello che tu stesso vedi. Non quello che qualcun altro ti dice che vedi. Quello che osservi è quello che tu osservi. Guarda direttamente le cose, la vita e gli altri. Non guardarli attraverso ombre di pregiudizio, cortine di paura o interpretazioni altrui. Invece di discutere con gli altri, falli guardare. Si possono smontare le menzogne più flagranti. Si possono smascherare le più grosse simulazioni. Si possono risolvere gli enigmi più intricati
e si possano verificare le rivelazioni più notevoli, semplicemente sollecitando con gentilezza qualcuno a guardare. Quando una persona trova le cose quasi troppo confuse e difficili da sopportare, quando la sua capacità di giudizio è bloccata in circoli viziosi, falla semplicemente allontanare un po' e guardare. Ciò che di solito scopre è del tutto ovvio quando lo vede. A quel punto è in grado di mettersi a risolvere le cose. Ma se non lo vede da sola, se non lo osserva da sola, può trovarlo poco reale. E non c'è direttiva, ordine o punizione al mondo che possa mai risolvere la sua confusione. Le si può indicare in che direzione guardare e suggerirle di guardare. Ma le conclusioni spettano a lei. Un bambino o un adulto riconoscono quello che loro stessi vedono. E quella è la loro realtà. Come ci ricordava il video, ci sono altri due capitoli che riguardano l'essere competente, che sono appunto impara e fai pratica, che sono comunque molto corposi e di cui avremo modo di parlare adesso con i nostri ospiti. E il video, come sempre, offre tantissimi spunti per approfondire l'argomento. Uno in particolare può riguardare una frase che si sente spesso dire, ossia, ecco, le cose magari non vanno troppo bene perché in una determinata posizione, a capo di una determinata cosa, ci sono delle persone non particolarmente competenti. Spesso si sente, vero, una frase di questo tipo? Più che vero. Infatti questi tre punti racchiudono l'essenza della competenza: osservare, imparare e poi mettere in pratica. Io faccio l'imprenditore, faccio un bellissimo lavoro perché mi occupo di grandi giocattoli per bambini ricchi, perché mi occupo di barche, yacht, però a volte vedo dei comandanti che vengono affidati delle barche di questi imprenditori che sono oggetti di milioni di euro, e vedi alcuni comandanti che tutti gli anni continuano a fare corsi di aggiornamento, pratica, osservano situazioni nuove che stanno evolvendosi nel mondo e sono personaggi molto competenti, mentre altri personaggi, altri comandanti, spesso purtroppo finiscono negli scogli. E uno dice: come mai succede questo? La competenza è qualcosa che ti porta al di sopra delle... Abbiamo visto prima parecchi disastri che succedono ogni giorno, ma dipende dalla competenza. Il capire se in una strada c'è del bagnato, quanto devo ridurre la velocità o quanto posso andare forte o meno, cioè riguarda la competenza. E poi chiaramente la competenza si divide in osservare e mettere in pratica. Ora è chiaro che le barche che usavamo 30 anni fa prevedevano soltanto il binocolo, guardavo l'orizzonte e andavo avanti. Oggi a bordo di uno yacht c'è tantissima elettronica e purtroppo, lo dico anche per quelli come me, facciamo fatica a star dietro al passo e osservare, imparare, mettere in pratica. Anch'io mi ritrovo oggi che ho il mio dato stabile, che è il mio figlio più piccolo di 12 anni, e coi cellulari come si fa questa cosa, però mi metto lì, osservo, faccio pratica con lui e alla fine anch'io riesco a imparare. Quindi c'è alla fine davvero, c'è la soluzione. Anche per capire forse quali possono essere le persone giuste al posto giusto? Sì, io ho il maledetto vizio di essere molto pratico, la vita mi ha portato, facendo l'imprenditore, ad andare al sodo. L'essenza della vita è la capacità di osservare. Se noi notiamo, i bambini sono curiosissimi, a volte ci fanno raffiche di domande al limite della sopportazione. Ed è un istinto naturale, ed è una cosa pregevolissima, solo che poi nel corso degli anni, pian pianino, perdiamo questa abitudine e ci limitiamo a fare le cose o perché ci vengono suggerite o perché ce l'ha detto qualcun altro.
Mentre invece sarebbe opportuno che noi imparassimo veramente ad osservare. Perché una volta che abbiamo imparato ad osservare, riusciamo ad aprire la prima porticina, che è quella che ci venga il desiderio di istruirci. E viceversa di istruire anche gli altri. Cioè, qui io non smetterò mai di ripeterlo, bisogna sempre coinvolgere le altre persone. Bisogna giocare in squadra e quindi una volta che è aperta la porticina e il desiderio di imparare è instillato, poi bisogna superare la seconda barriera. Che la seconda barriera è quella, ah ma io tanto so già tutto, ah io non ne ho bisogno e quindi a me questo non serve, è tutto scontato, eccetera, eccetera, eccetera. E se si riesce in un modo o nell'altro, con i nostri amici, i nostri familiari e per noi stessi, a superare questa barriera, naturalmente poi si apre il paradiso per noi, perché è la base della competenza. Però ecco, quindi bisogna acquistare questa capacità di osservazione. Certo. Così per capire anche chi magari sta di fronte, se quello che sta, la persona che sta di fronte a noi è degna di fiducia, ad esempio. Chiaro, se io non osservo che il mondo è cambiato, negli ultimi 20 anni, per esempio, sempre tornando al nostro mestiere, non osservi che ormai le barche vengono gestite sempre più dall'elettronica. E lo vediamo anche nella Formula 1, no? O nelle moto mondiale, quando vediamo Marc Marquez che si è portato dietro un tecnico che viene considerato il guru dell'elettronica. Non è un caso che lui ha dei risultati incredibili. Strepitosi. Però è un ragazzo di 20 anni che è cresciuto nell'elettronica. Per lui l'elettronica non è tabù, come magari i vecchietti che a 37 anni si ritrovano, che prima guidavano col polso e oggi guidano con l'elettronica invece. E quindi vediamo poi le differenze in pista, no? Lui oggi è sicuramente il più competente nel gestire la moto in maniera elettronica e quindi gli altri hanno fatto fatica a stargli dietro. Ora però gli altri hanno osservato e si sono messi al passo e stanno cominciando a stargli un po' dietro a questo ragazzo. Ma questo ragazzo è anni luce avanti perché chiaramente lui era nato nell'era dell'elettronica. Però gli altri osservando, mettendosi a imparare proprio con la volontà di imparare, come diceva Marina, appunto si apre la porticina che dice ok, qualcosa che non so, perché se tu dici io so tutto, fino ad oggi ho guidato, io mi chiamo Valentino, quello che sia, invece anche Valentino, grande ammirazione per questo ragazzo perché si è rimboccato le maniche, come se ha dovuto ricominciare da capo a guidare una moto diversa e alla fine lui ce l'ha aperta quella porta del io non so tutto, quindi è disposto ad imparare, però poi devi fare anche pratica e con la pratica diventi competente. E questo è il punto principale. È una catena, insomma. È una catena che però è un percorso che ti porta a essere sempre ad alti livelli e sempre aggiornato nella vita, perché è chiaro che la mia generazione, se sembro giovane, però insomma 20 anni fa non c'erano i cellulari e quindi abbiamo fatto fatica nel momento che sono entrati in questo mondo che negli ultimi 20 anni l'elettronica l'ha fatta da padrone, però è chiaro che le nuove generazioni si ritrovano, diciamo, avvantaggiate perché nascono con il computer, ma quelli come noi che non si sono tenuti al passo, alla fine oggi hanno grandi fette di mercato che per loro non raggiungeranno mai, perché non raggiungono i mass media o il popolo con l'elettronica, con i computer, con internet, non sanno come fare. E quindi diventa un popolo di imprenditori che o si è adeguato perché ha preso persone competenti in quell'area, nella propria azienda, o se no viene tagliato fuori. Però si può continuamente aggiornarsi, imparare. In questo caso non ci sono limiti, almeno questo è il mio pensiero, di età per imparare cose nuove. Sacrosantemente vero, non ci sono proprio limiti. Come dicevo prima, con gli anni si perde questo istinto naturale del bambino di voler guardare le cose. Subentra, penso, un fattore di pigrizia e ci abituiamo a chiedere all'amico ma tu cosa faresti? Ma come vedi quella cosa lì? Eccetera, eccetera. E quindi le informazioni, i dati che ci vengono forniti sono di seconda mano. Naturalmente manca l'esperienza specifica in quei determinati argomenti e quindi piano piano la persona poi diventa apatica, si spegne, non ha più voglia di far nulla e spesso e volentieri ha degli insuccessi,
sia nella vita sentimentale che nella vita lavorativa, e poi perde l'entusiasmo e perde la volontà di fare qualsiasi cosa. Questo può anche servire per chi deve riscoprire o forse trovare per la prima volta quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie qualità, le proprie competenze. Esatto, è chiaro che io non andrò mai a fare la pallacanestro perché non ho, comunque osservo che non ho il fisico adatto per fare quel tipo di sport, per dire. È chiaro che ognuno deve guardare se stesso dove riesce nel meglio, ci sarà sicuramente più di una cosa che lui può fare benissimo. E quindi osserva le sue abilità, le sue capacità dove possono essere migliorate e dove può esprimere il meglio e da lì lavorare. Qui ci vuole anche un po' di autocritica però, per prendere queste decisioni. Sì Claudia, ma come hai detto prima, non ci sono limiti. Chi ha tanti anni come sottoscritto ricorderà che c'era una bellissima trasmissione alla RAI, quando c'era ancora, credo, la televisione in bianco e nero, e c'era un maestro che si chiamava Manzi, e me lo ricordo ancora. E questo signore insegnava l'italiano alla televisione e lo insegnava in un modo veramente preciso, molto semplice e chiaro. E fra coloro che lo seguivano c'erano persone di tutte le età e lui continuava a ripeterlo. All'istruzione non ci sono limiti, né di capacità e soprattutto di età. E bisogna proprio rinverdire questa voglia di apprendere. Perché se uno inizia e si mette su un progetto, a un certo punto poi arriva anche il momento in cui si deve addestrare, deve imparare per diventare competente e dopodiché naturalmente deve sperimentare, deve fare pratica su quel determinato argomento. Io faccio un esempio, credo che tutti quanti abbiamo la patente e guidiamo la macchina ed è ormai ovvio che quando guidiamo la macchina non dobbiamo più pensare quando schiacciare la frizione, anche se oggi sono i cambi automatici per la maggior parte, o se dobbiamo mettere fuori la freccia, sono tutti movimenti che vengono istintivi. Con questa esemplificazione io dico, ogni attività della vita, non solo quella lavorativa, dovrebbe essere svolta in questa maniera, cioè dovrebbe essere sperimentata, praticata, esercitata fino al punto in cui uno fa le cose in modo naturale. Come abbiamo visto nel video, il cuoco giapponese che faceva ballare gli strumenti con quella scioltezza, con quella facilità. Cioè che sembra facile. Sì, sembra invece facile. Chissà quanto addestramento c'è stato dietro. Io giro molto nei cantieri, vedo spesso vari incidenti e uno può dire fortuna, sfortuna. Ho visto le persone molto competenti che non si sono mai infortunate, mai. Come, questo è un dato proprio della competenza. Chi è competente, come diceva appunto Marino, che non è che pensi quando schiacci la frizione, quando devi schiacciare il freno, no? Lo fai in automatico quasi, no? Però quando uno è competente a quel punto nel suo lavoro, difficilmente gli succede qualcosa. Quell'altro cuoco un po' più giovane, che magari mancava ancora di addestramento, gli è sfuggito il coltello di mano, insomma. Ecco, questo vale quindi la capacità di apprendimento sia per il bambino, sia per la persona giovane, sia per chi magari ha già fatto degli errori e deve in un certo senso ricominciare, quindi non più giovane. Sì, però l'osservazione ti porta, come diceva appunto Marino, sullo studio. Se uno ha capito quella cosa lì, può essere più bravo o meno bravo, però sicuramente lo sa fare. E lì chiaramente poi dipende dall'addestramento quanto ne fai, puoi sempre migliorare, ma ci sarebbe la soluzione al fatto che lui può creare un prodotto. Se non hai capito qualcosa in primo luogo, che hai parole mal comprese, ci sono varie cose che non hai capito, non sarai mai in grado di mettere in pratica. Questo è il problema principale. Quindi prima bisogna capire, osservare, capire, imparare, e a quel punto puoi fare il drill per metterlo in pratica, insomma. Marino, c'è qualcosa che vuole puntualizzare, leggere, vero? Ma guarda, credo, se ricordo bene, che questo sia il capitolo più impegnativo e diciamo che è un po' la chiave per avere successo nella vita. E leggerei un passo che è molto significativo. Dice, il processo di apprendimento non consiste semplicemente in un accumulo di dati su dati, consiste nell'acquisire nuove nozioni e scoprire nuovi modi per fare le cose.
Coloro che hanno successo nella vita, in realtà, non smettono mai di studiare e di imparare. L'ingegnere competente si tiene al passo con gli ultimi sviluppi, un buon atleta esamina continuamente i progressi nel suo sport, qualsiasi professionista tiene una pila di suoi testi a portata di mano e li consulta giornalmente. Questa è un po' la chiave, come dicevamo. Lo stimolo, che deve essere anche uno stimolo, insomma, quello di aggiornarsi. Sì, perché esco dall'università e non è perché sono uscito dall'università, da lì in poi non devo più imparare. Usciranno delle tecnologie nuove e io mi devo continuamente tenere al passo. Non è perché sono laureato che a quel punto devo, basta, smetto di studiare, fine. Il ponte si fa in questo modo e fine della storia. È anche stimolante però sì, andare perché magari escono fuori ricerca. Tecnologie nuove che arriva l'ingegnere 20 anni dopo che ti bagna il naso, insomma, come si può dire, perché arriva con una tecnologia nuovissima come il Marc Marquez. Io ritorno lì perché sono un fan delle moto mondiale e sono un fan di Valentino, però Marc Marquez ha dimostrato come con le nuove tecnologie si può arrivare a battere un Valentino che per me era imbattibile fino a oggi. C'è un'altra cosa che volevi puntualizzare? Sì, vorrei leggere un altro brevissimo punto. Allora, se si vuole fare qualcosa in più, senza fare discussioni, si possono aiutare gli altri ad isolare i dati falsi, a trovare e chiarire le parole che non hanno capito, a scoprire e risolvere i motivi per cui non studiano e non imparano. Non c'è niente di male a chiedere, vero? Certo, vincere certo. Quello scoglio, a volte, che può essere di timidezza, di riservatezza, insomma. O imbarazzante, chiedere. Perché dice, come, io non so questa cosa qui. Esatto, esattamente. No, questo è uno dei capitoli che mi piace. Tra questo e quello Fiorire e Prosperare è uno dei capitoli che mi piace molto di più della Via della Felicità. Chiaramente quando ci passi attraverso più e più volte, affini anche noi, cioè ripassando attraverso ai precetti, alla fine riusciamo veramente a migliorare anche noi stessi. Prima di ricordare quelli che sono i riferimenti, quindi per dare indicazioni, chi volesse approfondire maggiormente questo capitolo così interessante, così importante, rivediamo riassunto in un minuto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, in un breve video. Non ero sempre così brava. Ho dovuto imparare molto. Ho dovuto fare pratica. Pratica. E ancora più pratica. Fino a che un giorno il mio sogno si realizzò. Di sicuro non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Possono però capitare dei momenti di scoraggiamento. Ecco, in questo caso, come saluto e messaggio finale, cosa possiamo dire? Di riprendersi quel libretto, rileggersi questo capitolo, più e più volte, soprattutto nei momenti di scoraggiamento, e siate competenti e la vita migliorerà sicuramente. Guarda, leggo ancora un altro trafiletto. Convincete le persone ad osservare, studiare, capire e poi fare e mettere in pratica. Quando sono arrivate a comprendere la cosa nel modo corretto, convincetele a fare pratica, pratica, pratica e ancora pratica fino ad essere in grado di farla da professionisti. Grazie, il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato via, dunque ringraziamo i nostri ospiti, grazie a Roberto Marenco, sostenitore della Via della Felicità, per essere stato con noi. Grazie a te Claudia. Grazie a Marino Bertoli, volontario della stessa associazione per quanto riguarda Piacenza, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito, rinnoviamo l'appuntamento per la prossima settimana. Arrivederci, grazie.